le direzioni che Papa Francesco, e non solo, ci ha dato per affrontare il tempo difficile del coronavirus, c'è certamente la preghiera. La preghiera che è stata riscoperta nella famiglia, questo è bello, perché vedete, lasciatemi passare questa battuta, se è vero che le chiese sono state chiuse, è vero pure che le case sono diventate delle chiese, perché in ogni casa si è pregato di più, insieme, tutti, papà, mamma, figli, ospiti, perché può darsi che qualche ospite è rimasto chiuso lì e quindi bloccato. Allora le chiese sono state chiuse, ma le case sono diventate chiese. E che cosa vuol dire riscoprire la preghiera non come semplice strumento quasi di richiesta di protezione, che è legittimo? Cosa vuol dire riscoprire la preghiera? Il Papa ce l'ha detto, non solo pregando, ma anche insegnando sulla preghiera. E il Papa ci ha detto che pregare significa ascoltare, cioè lasciarsi turbare da ciò che stiamo vivendo. Una preghiera non può non nascere da quello che io vivo, io sento nel cuore, da quello che il mondo vive. Una preghiera che, quando si fa ascolto, vuol dire anche capacità di affrontare il silenzio, il buio, la morte, la tristezza, la povertà. Il silenzio che può essere anche e deve essere la sintonia su cui ascoltare Dio. Però, per esempio, quante volte lo stesso rumore delle ambulanze che abbiamo ascoltato o la stessa visione dei funerali senza sacerdote, senza eucaristia, senza consolazione umana e religiosa. Tutte queste immagini, questi rumori possono e devono diventare preghiera, perché quell'immagine, ecco, se ascoltata veramente da me, io non la posso tenere per me, ma la devo poi riversare, la devo poi offrire a Dio. Quindi pregare significa ascoltare. Pregare significa ancora un'altra cosa: riconoscersi bisognosi di Dio e degli altri, riconoscersi fragili, riconoscersi peccatori e bisognosi del perdono di Dio, ma anche bisognosi dell'altro e degli altri. Pregare vuol dire ancora tante cose. Se le vuoi ascoltare, ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!